Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Lonzoni, fondatore di Tartor Road, azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. Nella scorsa puntata vi ho fatto il confronto tra il bear market del 2018 con il bear market attuale e ci sono soprattutto dal punto di vista grafico, e io oserei dire solo dal punto di vista grafico, delle similarità, in quanto ovviamente lasciamo stare che erano due periodi completamente diversi, avevamo delle condizioni macroeconomiche completamente diverse e anche la situazione di per sé era diversa, però vediamo che dal punto di vista grafico la situazione è molto simile, la lunghezza dal picco alla fase attuale è molto simile se consideriamo che i 17.500 per quanto riguarda Bitcoin non sono il minimo, ok? Quindi se il crollo che abbiamo fatto, questo qui, non è il minimo e dobbiamo ancora farlo, la lunghezza del bear market è molto simile. Anche il rendimento, quindi il calo dal picco alla stato attuale, siamo molto simili a quello che era il bear market del 2018 e dico anche in linea con quello del 2014. Quindi tutto sommato questo bear market di Bitcoin sembra essere un classico bear market normale di Bitcoin, ok? Il classico bear market di Bitcoin, ne abbiamo avuti due, quello del 2011 non lo tengo in considerazione, Bitcoin era una cosa per nerd, quindi lasciamo stare, però la situazione è molto simile. Ovviamente siamo in contesti macroeconomici totalmente diversi, quindi vi dicevo, è una cosa che vale sotto punto di vista grafico e lascia un po' il tempo che trova, ma ovviamente è un'osservazione interessante da fare, in quanto, ricordo, basta semplicemente vedere a che livelli è il dollaro adesso rispetto al 2018, cioè ragazzi, nel 2018 il dollaro era a 98, adesso è a 113, cioè situazioni completamente diverse, un 16% di differenza, che fidatevi che se il dollaro adesso era 98, Bitcoin non era $19.000. Poi possiamo chiamare le leggi che volete, il butterfly effect, l'effetto farfalla, quindi in ogni caso doveva succedere, benissimo, non sappiamo, non andiamo a scervellarci la testa. In ogni caso però è interessante come tutto sommato Bitcoin sta tenendo bene, tutto sommato con l'inflazione all'8.20 negli Stati Uniti, lasciamo stare quella italiana che è all'8.9, vi ho rilasciato appena adesso, tra l'altro trovate comunque il grafico del confronto del bear market del 2018 con quello attuale sul mio gruppo Telegram gratuito, trovate il link qui sotto in descrizione e vi consiglio di unirvi perché vi ho condiviso anche i dati sull'inflazione sia dell'Eurozona che al 9.9%, imbarazzante, in Gran Bretagna il 10.1%, quando adesso attualmente negli Stati Uniti è all'8.20. Se andiamo a vedere quella italiana dovrebbe essere all'8.9% su base annua, una bella mazzata. Quindi capite che la situazione è completamente diversa e totalmente opposto, però le similarità ci sono. E in questa puntata voglio farvi vedere un altro paragone interessante sotto punto di vista grafico, quindi mi raccomando, non sono consigli finanziari, prendete queste cose ovviamente con le pinze. Ragazzi, cerco di portarvi anche dei contenuti diversi durante il bear market, soprattutto dal punto di vista di aggiornamento, perché di qui aggiornamento del prezzo c'è poco da dire, nel senso Bitcoin sta comprimendo la sua struttura e prima o poi andremo a fare una sorta di breakout, un movimento, quando il volume praticamente si appiatterà e vedremo prima o poi questo triangolo rompere verso l'alto o verso il basso, quindi semplicemente il prezzo sta facendo dei minimi più alti rispetto a quelli precedenti e sta facendo dei massimi più bassi rispetto a quelli precedenti, quindi semplicemente si sta comprimendo per poi andare o verso l'alto o verso il basso. Io non so dirvi se andrà verso l'alto o verso il basso in quanto non prevedo il futuro, se volete che faccia previsioni del futuro lo farò in una prossima puntata, se mi date un po' di carte, un po' di sfere, dai, ok, a parte gli scherzi vi faccio vedere una cosa interessante. Bitcoin attualmente ricorda molto il grafico di Amazon nel 1999 e 2001. Questa cosa è interessante, l'ho vista un po' di sfuggita su Twitter, l'ho presa e ho detto discutiamone. Allora, non si può secondo me paragonare le due cose, nel senso che siamo in contesti, cioè è semplicemente un grafico uguale, ok, molto simile, però non è che se un grafico è simile o molto simile succederà la stessa cosa. Cioè
Amazon è un'azione, è diversa, c'è un CEO, Bitcoin non c'è un CEO, cioè sono due cose diverse, Bitcoin è una tecnologia nuova, totalmente cose diverse, quindi è come paragonare, non so, il calcio al basket, due cose completamente diverse. Qui siamo, anzi, no, sì, vabbè, teniamo questo paragone, però cioè, sono proprio due cose diverse. L'unica cosa simile è dal punto di vista grafico e questa altra similarità dal punto di vista grafico ci fa pensare come veramente Bitcoin potrebbe fare una nuova capitolazione. Ora, tra l'altro, si potrebbe anche discutere del fatto che ormai tutti parlano di questa capitolazione, che per forza il prezzo di Bitcoin deve droppare, che magari non succederà. Perché poi anche questo è il bello della finanza, no? Che tutti magari si aspettano il crollo, tutti che si e il crollo non succede. Questo è interessante. Io, ripeto, non so dirvi quello che succederà. Infatti, adesso vi faccio vedere, prima vi scillo un attimo gli exchange. Ragazzi, link in descrizione, c'è sia il link di Bybit, che è personalmente l'exchange che uso per fare trade speculativi, ed inoltre c'è il link per FTX, che proprio oggi mi hanno dato una promo esclusiva per la nostra community. Praticamente ogni cripto, cioè ogni operazione che scambiate sopra i $10 con FTX nello spot, riceverete una cripto gratis. Sempre nel link in descrizione, ma anche sul mio gruppo Telegram, trovate i dettagli, quindi queste sono le cose un po' da fare. Dovete, mi raccomando, inserire il mio codice, se no la promozione non è valida. E tanta roba, carino, cioè praticamente ogni $10 che fate di commissione, ovviamente proporzionale, nel senso che se fate delle transazioni da $1,000 vi daranno un bonus più alto, quindi una cripto dal valore più alta. È interessante, carino, ci sta, provatelo, fatemelo sapere se vincete qualcosa di interessante. Mi hanno detto che si può vincere anche come cripto anche Ethereum, quindi chi magari è fortunato che vince un Ethereum di cripto regalata così. Ovviamente è proporzionato allo scambio, cioè dubito che se fate 11 euro di operazione sull'exchange vi danno un Ethereum, ok? Cioè ve lo dico subito, non è così. Però sapete, magari se uno deve fare insomma gli acquisti, quello che è, deve fare delle operazioni, comunque viene dato qualcosa, no? Una sorta di cashback sull'acquisto in forma di cripto. È una cosa interessante. Poi tra l'altro, vabbè, FTX non ha bisogno di presentazioni, è un ottimo exchange. Domani vi caricherò anche il tutorial su YouTube. A me personalmente piace, ve lo dico così, cioè senza, non è che mi pagano per promuovere questo, quindi personalmente ci sta, tanta roba. Io personalmente FTX lo reputo un ottimo exchange, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione anche con tutti gli altri exchange che consiglio al momento. Rispondo al commento di Nori, che tra l'altro mi ha scritto anche su Twitter: quando Bitcoin era 39k, per ricollegarci all'altro discorso, dicevi che era un buon momento per accumulare, quando era 28k idem, adesso si pensa che scenda ancora, ma non doveva andare a 100k, io non ci sto capendo nulla. Allora, il discorso semplicemente è che sì, noi andiamo a discutere delle similarità, del fatto che Bitcoin potrebbe crollare eccetera eccetera, ma ragazzi, il discorso è che io personalmente ho una mia strategia, e anche qui evitate di fare copia e incolla, cioè non è che se io dico di fare una cosa voi dovete, cioè non funziona così, ok? Ognuno deve costruire la propria strategia in base al proprio obiettivo, ai propri rischi, al proprio orizzonte temporale. Io personalmente di comprare Bitcoin a 19k, sì, ok, ottimo, se guardassi il futuro non compravo a 28k, non compravo a 38k, non compravo a 40k, aspettavo e compravo a 19. Ragazzi, ma non funziona così, ok? Semplicemente io ho un orizzonte temporale di almeno 10 anni sul mio investimento, quindi io personalmente continuo a accumulare Bitcoin, non vado a toccarlo. Per me è un investimento, nel senso che, come dice Warren Buffett, se tu investi dei soldi e non riesci a tenere quei soldi investiti per almeno 10 anni non è un investimento, e cioè piuttosto meglio non far nulla, ragazzi. Personalmente, ripeto, la mia è una scelta di investimento. Poi, se uno vuole fare trading, allora lì è un altro discorso, e allora magari ci sta a dire: ma perché compri Bitcoin a 28k quando magari potevi comprarlo? Però lì sono cose diverse, cioè allora uno dice: allora lo fai short. Cioè, ragazzi, io personalmente ragiono su un'ottica temporale di lungo termine. A me non me ne frega niente che Bitcoin dumpi. Bene, ok, ne comprerò di più sul mio piano di accumulo e quindi posso comprare agli stessi soldi più Bitcoin, benissimo. Se sale, bene, nel senso, ragazzi, io ho un'orizzonte temporale di 10 anni, vediamo tra 10 anni se il mio piano di accumulo ha funzionato, se il mio investimento ha funzionato, se la mia scommessa, chiamiamola così, se la mia scelta di investimento ha funzionato, staremo a vedere. Però, ripeto, è una cosa che adesso
dopo neanche, perché alla fine neanche un anno fa, ragazzi, Bitcoin era 69k. Cioè, ci rendiamo conto. Se è passato un anno, meno di un anno, e già non riuscite a gestire il vostro investimento, personalmente non vi voglio giudicare quello che è, però io riguarderei la vostra strategia di investimento, riguarderei i vostri obiettivi, riguarderei se quello che ho investito è quello che potevo permettermi di investire. Magari mi sono sovraesposto. Ricordiamoci che poi Bitcoin, tra l'altro, e il mondo cripto sono asset estremamente volatili, quindi non sono per tutti, eh? Cioè, nel senso, c'è chi ha un'esposizione più alta, chi è dentro a Tartaruga vede la mia esposizione e il mio portafoglio, ma generalmente vi posso dire che c'è chi ha un'esposizione più alta nelle cripto e gli va bene quella volatilità, c'è chi invece magari vuole avere dal proprio portafoglio un 10% allocato nelle cripto perché non riesce a gestire la volatilità. Cioè, ragazzi, ognuno, ripeto, deve fare in base a quello che è la propria persona. Io non posso dire, cioè, quello che faccio io non può andare bene per voi, perché ognuno ha propri obiettivi, propri eccetera eccetera. Quindi semplicemente vi sto dicendo come personalmente a 19k Bitcoin, secondo me, ovviamente non è un consiglio finanziario, quindi non me ne frega niente, fate quello che volete, non mi dovete ascoltare quello che dico. Ripeto, lo so che purtroppo ho un'influenza e quindi, anche se posso dire quello che voglio, ma sicuramente le mie parole, quindi devo, capite perché continuo a dire non sono consigli finanziari, cioè lo faccio per un motivo. Personalmente 19k per me, per Bitcoin, è un'ottima entrata, come lo era a 28k, come lo è a 40k. Perché? Perché secondo me da qua a 10 anni il prezzo di Bitcoin sarà più alto del prezzo che sto comprando ora. Mi sbaglierò, avrò ragione, stiamo a vedere. Cioè, nel senso, io non posso dirvi di più. Questo è il mio obiettivo, è la mia strategia. Se il prezzo crolla, a me non interessa, personalmente rimane una buona entrata, e quindi spero di averti risposto e spero di averti chiarito le idee. Quindi non devi vederlo come, cioè, quello che dico io, oltre al fatto che poi ti devi fare la tua idea personale, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Però se io compro adesso, o compravo a 28k, che è praticamente a maggio, cacchiarola, cioè 28k è passato cosa? 5 mesi, non è un investimento, quella è un'operazione di trading. Cioè, se tu mi dici compro qua e non so, facciamo così, compro qui, vendevo e ricompro qua, è un'operazione di trading questa, non è un investimento. L'investimento significa tenere delle cose per un lungo lasso temporale. Cioè, ragazzi, non è un investimento, è come se io qua compravo una casa, ok, e qua la rivendevo, ero in perdita, sì, ma non è un investimento, quello è il tuo lavoro che compri, vendi, fai queste cose qui. Cioè, sono due cose completamente diverse e teniamole separate. Io personalmente non vi dico quello che faccio di trading, ok? Vi dico quello che faccio di investimenti. Personalmente io continuo sinceramente a accumulare Bitcoin, non faccio altre operazioni. Personalmente, ripeto, ho un orizzonte temporale di lungo termine e a me va bene così per la mia strategia. Poi, altra cosa da aggiungere, tra l'altro, la situazione, vedete come Microsoft taglia i posti di lavoro, insomma, è una situazione un po' del piffero, anche Bitcoin è sceso come classifica, come asset ranked by market cap, quindi gli asset classificati in base alla capitalizzazione di mercato. Mi ricordo che praticamente Bitcoin era a 1.2 trilioni a 69k, l'oro era leggermente più alto perché poi ovviamente è crollato tutto, eravamo più o meno qua, in ottava posizione sopra a Tesla. È una situazione un po' così, è normale, vediamo. Secondo me però nel prossimo bull market ci saranno buone probabilità che Bitcoin vada a superare la capitalizzazione dell'argento e vada a 2 trilioni di market cap. Stiamo a vedere, magari sarebbe bello vedere Bitcoin superare anche Apple, non lo so, perché Apple comunque recupererà cioè se cresce tutto recupererà sicuramente anche Apple. Qui staremo a vedere. Tra l'altro Ethereum al momento è al 64esimo posto, anche lì mi aspetto per Ethereum, soprattutto col passaggio con tutta la cosa del merge, quindi no, consuma di meno, avete visto cosa ha detto l'Unione Europea oggi, quindi mi aspetto anche lì una sorta di narrativa. Bene, allora, per questa puntata è tutto, spero di essermi chiarito, fatemi sapere cosa ne pensate di questa similarità e boh, ragazzi, ovviamente
come ho già discusso tante volte, la possibilità di fare dei nuovi minimi per quanto riguarda Bitcoin esiste. Che Bitcoin possa arrivare, vediamo, magari questo grafico, lasciate stare che sono in due scale diverse, quindi cioè, non è che deve andare a 5.000 dollari, però sapete, a 13.000, 14.000 c'è tutta la possibilità che Bitcoin possa andare a quei prezzi. Ci andrà mai? Non ci andrà mai? Lo staremo a vedere, lo scopriremo insieme qui sul mio canale. Ovviamente ci sono al momento indicatori che dicono che il bottom dobbiamo ancora farlo, altri indicatori che ci dicono che il bottom è stato già fatto. Magari se arriviamo a 15k sarà molto più chiaro che sarà il bottom, però ripeto, come dicevo prima, magari tutti pensando così, poi magari il botto non ci sarà. È difficile, ragazzi, da dirvi. La cosa che io vi dico è: siate preparati in qualsiasi scenario. Quindi se il prezzo crolla, siete pronti e siete tranquilli. Se il prezzo sale, siete pronti e siete tranquilli. Ok? Ci vuole comunque un po' per avere questa dote e questa esperienza, ma è l'unica cosa per stare poi tranquilli. Ok? Ciao ragazzi e alla prossima, link in descrizione per FTX. Ciao!